Eccellentissimi padri, non voglio certo insegnarvi il mestiere, ci mancherebbe altro, ma non vi giunge un po' sospetta questa confessione in extremis degli imputati? Com'è assurda quella delazione su un presunto complice che chissà come mai salta fuori soltanto adesso? Che intendete dire? Intendo dire, signor procuratore, che queste confessioni minuto non mi hanno mai convinto. E sono un po' d'anni che faccio questo mestiere, ma le carte sono carte. Si fa presto a scrivere. Ma dove sono i fatti? Le prove vere? Le testimonianze? E dov'è la possibilità di difesa per gli imputati? Se condanniamo così, facciamo un atto di violenza gratuita. No, ma che cosa state dicendo? Oh, Monti e Tognetti sono due feroci assassini che in quanto tali meritano soltanto il patibolo. La violenza. Allora da che parte sta la violenza? Da parte dei rivoltosi o da parte di una certa chiesa che difende il suo potere tagliando le capocce? No, ma io qua mi pongo... Insomma, basta! Il vostro atteggiamento nei confronti di questo tribunale è inammissibile, oltraggioso! Vi ordino di sedervi! Non ho ancora finito! Se voi volete condannare a morte quei giovani perché combattono una guerra in un esercito che non è il nostro, perché di guerra si tratta, allora fatelo pure, ma io non ci sto. Io vi dico soltanto questo, che il loro è l'esercito del popolo romano e col popolo prima o poi si sbatte il crugno. Ha ragione, in effetti. Fratelli, siamo stanchi, siamo vecchi. Il mondo sta cambiando, anzi, il mondo è già cambiato e voi non ve ne siete accorti. Vogliamo fare un atto di clemenza prima di morire? Vogliamo essere preti, almeno per una volta. Io solo questo vi chiedo. Bravo, bravo, bravo.